Presentazione di questa serie di concerti che in qualche modo portano la Bruna fuori da Matera e la portano all'aeroporto per far conoscere questa realtà anche ai baresi e a tutti i viaggiatori che arrivano a Bari. Intanto l'aeroporto non è solo l'aeroporto di Bari, ma l'aeroporto di tutta la Puglia e di tutta anche Matera della Basilicata, cioè tutti i 5 milioni e più di viaggiatori che passano di qua vengono in tutti i nostri territori, quindi questa è veramente una porta di ingresso. Con l'aeroporto c'è una ottima relazione da sempre, ne parliamo fin dai tempi in cui Matera è diventata capitale, adesso entriamo nel momento caldo e l'aeroporto deve essere veramente uno dei luoghi, cioè è un quartiere di Matera, così come Matera è un quartiere della più grande area metropolitana barese. Le due cose non vanno assolutamente l'una contro l'altra, come ho avuto già più volte modo di dire, ma anzi si rafforzano e si rafforzano per la scena creativa che è unica, per la scena imprenditoriale che è unica e anche soprattutto per la logistica. Non potremmo mai aver candidato Matera senza l'aeroporto di Bari Palese. Ci spieghi l'evento, cosa succederà in questi concerti? Beh, intanto abbiamo qui Giovanni Sant'Antonio che rappresenta l'Associazione della Mandolina Festa della Bruna, il professor Cipriani che rappresenta il Conservatorio e ovviamente il vicepresidente dell'aeroporto. Abbiamo voluto avviare questa modalità di presenza nell'aeroporto, che per noi deve essere una modalità culturale prima ancora che turistica, offrendo dei contenuti. Abbiamo pensato che fosse bello farlo in occasione della Festa della Musica, quindi un giorno in cui in tutto il mondo si festeggia la musica come linguaggio universale, e quindi abbiamo deciso di mettere una cosa che ormai c'è in tantissimi aeroporti, che a Bari non c'era ancora, cioè un pianoforte. Poi, come si dice, l'appetito viene mangiando, visto che fra 10 giorni è la festa più importante di Matera, è la festa della Madonna della Bruna, ci è venuto, almeno mi è venuto normale pensare di avere invece che Georgia on my mind, di avere Bruna on my mind, cioè di pensare che questa Madonna in fondo ha accompagnato anch'essa tutto il percorso di candidatura e ci ha portato veramente molto, molto bene. Anche perché nel 2019 festeggeremo i 630 anni di questa festa che veramente accompagna e di nuovo ancora una volta non soltanto i materani ma tutti quelli che vedono nella fede un motivo di speranza individuale ma anche di cultura collettiva.